In un video precedente ho suggerito il falsetto per agevolare la pratica sulle note alte per evitare di spingere, ma esso è anche una qualità vocale e stilistica abbastanza comune. È una qualità riconoscibile dal fatto che sentiamo la presenza dell'aria nel suono e si possono classificare diversi tipi di suoni soffiati in falsetto. Il primo brano che affronterò conterrà dei suoni di questo tipo. Questa canzone può essere un buon esercizio per migliorarne il controllo, per gestire la respirazione, per gestire sia la dinamica che il controllo muscolare, in quanto contiene dei suoni leggeri che chiamerò massa leggera e lunghe parti in falsetto gestite con un unico fiato. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody without drawing you. It's not a cry that you hear at night, it's not somebody who sees the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Questa canzone della Motown è cantata da Marvin Gaye. E qui è presente il soul, che non è il mio pane quotidiano, ma posso dirvi che a differenza delle canzoni che farò dopo, nel soul sono presenti dei bei vibrati, delle scale blues, spesso il tempo delle frasi viene tirato indietro, e sono presenti glissati e blue notes, più tante altre cose che forse non si possono spiegare. Il rock moderno invece vive di meno vibrati rispetto al soul. Si porta la frase dritto fino alla fine e forse vibrerà all'ultimo. Il vibrato addolcisce, rende elegante. In questo caso si cercherà un'intenzione più diretta e minimizzandolo manterremo la tensione. In genere nel rock sono presenti suoni distorti, mentre altre volte il suono che sentite nei dischi è qualcosa di elaborato. Per esempio, se andate a sentire il brano originale della canzone che farò adesso, troverete due voci sovrapposte a dare colore. Mentre altre volte, come dice il dottor Enrico Di Lorenzo, troverete la frase distorta solo all'inizio e alla fine della frase. Questo creerà l'illusione di una frase completamente distorta. Ovviamente non è sempre così, infatti questo lo vedremo nel brano successivo, sia per quanto riguarda i distorti sia per quanto riguarda i vibrati.
Hard rock. Questa canzone l'ho scoperta recentemente, me la portò un mio studente, Tony Sanna, cantante di stampo metal. Il giorno dopo mi misi a provarla in quanto mi piacque da subito. Ronnie James Dio è stato uno dei più grandi cantanti di questo genere. Voce potente, distorta, pulita, leggera, una gran figata di cantante. Provando questo brano le prime volte, ho notato che la mia tendenza era quella di darci dentro, forse un po' per imitazione. Avendo una passione viscerale per il suono distorto, non facevo altro che caricarlo e ispessirlo come il mio allievo il giorno prima, arrivando alla seconda strofa già vocalmente stanco. Il compito è stato dunque quello di ridurre la massa sottoglottica, ridurre quindi la spinta dell'aria sotto le corde vocali, cercando però di non perdere la presenza e la convinzione vocale che il pezzo richiedeva. Perciò il distorto è stato azionato soprattutto dalle false corde, per evitare di affaticarmi e farmi male. Poca presa di aria per non appesantire il lavoro cordale e ricerca della profondità sonora con l'aiuto della modifica della vocale che con il TVS abbiamo creato. Cioè, crea un bilanciamento. Lo scopo non è cantare come il cantante in questione, ma trovare la soluzione che mi convince di più, imparando a gestirla tecnicamente. You're a man.